Sofia Levi, una partecipazione importante, importante per questo importante veramente nel borgo di Guardavalli. Sono onorata di essere la regista di questa produzione. Per la prima volta il borgo antico di Guardavalle rappresenta cavalleria rusticana in un contesto naturale eccezionale. Come non essere felice di raccontare una storia paesana in un vero contesto paesano? Felicissima. Ha influito molto il contatto che hai avuto con Francesco Menniti? Beh, è stato fondamentale. Intanto trovare qualcuno che crede così tanto nell'opera lirica come elemento culturale di unione, di condivisione di un intero borgo, di un'intera cittadinanza, è elemento che rende onore al signor Francesco Menniti, nonché maestro Francesco Menniti. E la sua enfasi e l'entusiasmo è sicuramente contagiosa, quindi sì, grazie Francesco. Il direttore di questo importante avvenimento, Cristoforo, ecco, come è nata questa idea che tu eri all'estero e hai accettato di venire a Guardavalle? Appunto Francesco mi ha contattato, mi ha chiesto se avevo il tempo di poter dirigere l'opera qui, e poi mi ha detto appunto il titolo che voleva fare, che è Cavalleria Rusticana, è una delle opere che preferisco, quindi ho dovuto cercare un po' di spostare gli impegni in un teatro, e ce l'ho fatta grazie all'aiuto anche dei colleghi del teatro, quindi ho rimandato la mia partenza di una settimana, cioè sono ritornato qui perché ero a Vienna fino avanti ieri, sono ritornato qui e quindi ho accettato con piacere di poter fare. Molto importante anche il luogo, cioè il borgo per questa cavalleria rusticana. Esattamente, certo, perché sarà appunto una cornice naturale che proprio riprende i luoghi in cui si svolge la storia. Certo sarà anche una sfida dal punto di vista acustico perché eseguendo l'opera all'aperto, l'opera non è stata pensata per essere eseguita all'aperto, però avremo sicuramente un ottimo service che, audio che ci aiuterà appunto a sormontare le difficoltà acustiche. Auguri. Grazie. Un appuntamento importante per Guardavalle, la Cavalleria Rusticana il 22 di agosto. Come è nata questa idea, Francesco Menniti? L'idea è nata con ambizione, pensando di fare qualcosa un po' più grande di quello che facevamo fino adesso, perché gli appuntamenti musicali non sono mai mancati a Guardavalle, i quartetti, le musiche da camera, gruppi un po' più consistenti. Però certo fare un'opera diventa un impegno non indifferente. Ho chiesto la collaborazione della gente, ho chiesto la collaborazione di amici che mi avrebbero dato il loro apporto e poi mi sono presentato alla giunta, al sindaco e gli amministratori, i miei colleghi, presentando il progetto e diciamo dopo 5 minuti di titubanza hanno accettato di buon grado quello che potrebbe essere un evento che magari sarà il seguito degli anni nella storia di Guardavalle. Dobbiamo parlare degli artisti che prenderanno parte a questa importante manifestazione. Certo, gli artisti sono stati scelti con cura, non pensando solo di essere dei colleghi, perché io tra l'altro faccio questo mestiere pure, ma contando sulla loro presenza anche scenica, su quello che potrebbe essere il personaggio. E per l'appunto la scelta è caduta su Eleonora Pisano, che è la nostra conterranea, coprirà la parte di Santuzza, Romolo Pisano che sarà Turiddu, Lola sarà interpretata da Caterina Riotto, Mamma Lucia da Gabriella Grassi e Raffaele Facciolà sarà invece Alfio il Carrettino. Sono stati scelti per la loro professionalità, per la loro bravura, ma anche per la loro passione per questo genere di arte. L'orchestra sarà l'orchestra della Cilea, che è un organico mai affermato, l'orchestra del Teatro Comunale, con il coro del Teatro Cilea curato da Bruno, il maestro Bruno Pisotta. Il direttore, la scelta è caduta su Vito Cristoforo, che è un direttore emergente, anche se ormai essendo giovane, è giovane ma è ormai nella scena da tanto tempo, si trova in Germania come sede
di lavoro artistico e viaggia tra la Germania, l'Austria e l'Italia per poter fare le proprie esibizioni. La regia è stata affidata a una giovanissima regista emergente che è determinata, molto brava, che si chiama Sofia Lavinia Anzicchi. Possiamo parlare anche dove sarà realizzato il posto, diciamo. Il posto è stato scelto insieme a Nicola Procopio, che lui curerà pure le luci, gli effetti scenici, l'audio, ed è un posto nato all'interno di un parcheggio sotto il Palazzo Spedalieri, che è un palazzo del 600, e questo si trova sul lungo fiume, che guarda la Valle Superiore, si trova ai piedi del paese. Se si va a vedere la foto panoramica si vede questo spiazzo proprio che si trova ai piedi del paese, il paese che domina sopra questo diciamo piazzale o questo parcheggio, che diventerà appunto una scena, diventerà un palcoscenico di questa opera. Una piccola, con la minoranza, una piccola polemica. Ma le polemiche lasciano il tempo che trovano. Io dico che le somme si tirano alla fine, li tireremo alla fine le somme, sicuramente qualche cosa sbaglieremo, sicuramente non tutto andrà perfettamente. Io mi auguro che verrà tutto perfettamente, ma se siamo umani, possiamo sbagliare, non siamo dei veri professionisti. Io personalmente ho proprio il ruolo di direttore artistico, ma non sono un professionista dell'allestimento dell'opera. Magari sono stato tacciato di megalomania, forse io chiamerei ambizione artistica per far vedere che un paese come Guardavalle può realizzare pure questo. Pino Sia, sindaco di Guardavalle, lei si è detto orgoglioso di questa iniziativa che valorizza il borgo, che diventa importante per questa cavalleria rusticana. Sì, perché bisogna puntare sul centro storico, lo stiamo dicendo da anni, lo stiamo anche valorizzando insieme ai privati, insieme alle associazioni, e l'evento del 22, dove siamo convinti arriverà tantissima gente, farà conoscere ancora meglio il nostro centro storico, che può piacere, non può piacere, ma è sempre un paese storico, un paese con dei palazzi bellissimi, con delle viuzze incantevoli e soprattutto con la gente che è affabile. Stiamo infatti organizzando insieme a loro anche il ristoro che ci sarà con l'arrivo di tutti questi visitatori, ristoro con prodotti anche tipici locali, e faremo vedere anche l'affetto che sappiamo dare per i nostri visitatori. Quindi siamo convinti che sarà una giornata di festa, una giornata di divertimento e soprattutto una giornata di cultura, quella cultura che ci si parla, però poi quando cerchiamo di metterla in atto troviamo anche le critiche da parte di chi forse era meglio che stavano zitti senza iniziare già a criticare quello che si sta cercando di fare da diversi anni.